Giovedì sera alle 21 le strade del centro di Ravenna saranno attraversate nuovamente da una passeggiata silenziosa. Come a metà agosto i cittadini torneranno in strada per chiedere maggior sicurezza e soprattutto per testimoniare la propria solidarietà nei confronti di tutti coloro che sono stati vittime di furti, truffe e violenze. Come spiegatoci telefonicamente da Alberto Emiliani, a differenza della precedente marcia, quella di giovedì 28 settembre, organizzata dal gruppo SOS Chat Ravenna Forese, sarà caratterizzata da dei fogli bianchi su cui i partecipanti potranno scrivere il numero di furti subiti o di truffe di cui sono stati vittime. In questo momento noi vogliamo dimostrare la solidarietà per le persone colpite da furti, da truffe, da rapine e soprattutto dimostrare la solidarietà e la vicinanza alle persone colpite da violenze, perché queste non sono soltanto danni materiali ma diventano danni anche fisici e psicologici, quindi anche la vicinanza a quei tragici eventi che stanno accadendo e che vedono protagoniste sfortunatamente le donne. In particolare questa volta l'idea che abbiamo è quella di dotare le persone di un normale foglio fotocopiatrice formato A4 e con un pennarello segnare il numero eventuale, noi speriamo che fosse zero ma molte volte non è così, dei danni che sono stati subiti a livello di eventi delinquenziali, quindi avere persone che segnano un numero che rappresenta quello che hanno subito nell'ambito della insicurezza o della sicurezza, perché non è detto che ci sia il numero, può anche esserci uno zero su quel foglio, sarebbe la nostra speranza, ma sappiamo benissimo che non è così. Relativamente invece a quello che sta accadendo per le donne, avremmo piacere che sia comunque le donne che gli uomini indossassero, avessero un fazzoletto, un qualcosa riconducibile al colore rosa e eventualmente le donne le scarpette rosse. Ci piacerebbe molto perché daremo anche una colorazione, un senso a queste passeggiate che sono silenziose appunto perché il rumore c'è già troppo di rumore, noi facciamo in silenzio, facciamo a volte più rumore, il silenzio ha una rumorosità incredibile, è quello che noi vogliamo fare. L'appuntamento è per giovedì 28 settembre alle ore 21 in Piazza del Popolo, la passeggiata sarà lungo tutto il centro di Ravenna, quindi toccando la zona della stazione, i rinomati ormai giardini Speyer, verremo in centro anche dalla parte di Cavour e terminerà questa volta in Piazza Kennedy, quindi toccheremo la Piazza del Popolo, che è la piazza, come dice il nome, del popolo, dove è rappresentata l'istituzione della prefettura del comune di Ravenna, del municipio, e finiremo in quella che è la piazza che il comune, le amministrazioni e la politica ha definito come la rinascita di Ravenna, quindi Piazza Kennedy.